Un carnevale in ottima salute, moltiplicatore di ricchezza per il territorio. È questa la fotografia emersa dall'indagine opinioni, caratteristiche e comportamenti del pubblico del Carnevale di Fano 2015, promossa dall'ente carnevalesca. Lo studio è stato condotto da Sigma Consulting, società pesarese di analisi di mercato che ha intervistato oltre 1000 visitatori nelle 3 domeniche dell'ultima edizione. Lo studio evidenzia come i capolavori di cartapesta, nati dalle mani degli artigiani locali, siano veri motori emozionali per la gente del posto e per coloro che visitano Fano per la prima volta. Addirittura superano le aspettative, aggiudicandosi un punteggio di 4,56 su una scala crescente da 0 a 5. Segue l'atmosfera gioiosa, poi corsi mascherati e il getto. Ma ancora più importante è ciò che questo giudizio comporta in termini concreti sull'economia del territorio, perché l'impatto economico del carnevale sfiora i 2 milioni di euro. 1 milione speso solo dai turisti, di cui la gran parte, ovvero il 71%, ricade direttamente sul comune di Fano. Significa che ogni singolo euro investito nel carnevale ne produce quasi 5. Facendo delle domande in un questionario abbastanza pieno, abbiamo adesso finalmente dei dati precisi che ci aiutano a migliorare e a far sì e capire, meglio ancora, capire quali sono le parti deboli e quelle che devono essere rafforzate, quindi, e quelle migliorate e tolte e portate avanti. La parte da leone la fanno i carri. La carri è la cosa, mi pare che abbia riportato quasi un 40%. E dietro ai carri la grande atmosfera carnevalesca. Ogni euro investito ne produce quasi 5, per essere esatti un 4,9. Inoltre, fra i turisti della Lombardia, Veneto e Lazio in testa, il 75% soggiorna in città per una media di 2 notti e l'81% del pubblico è sicuro di tornare per la prossima edizione. Invece per il carnevale a pagamento, che cosa ne pensa l'ente carnevalesca e che cosa ne pensano d'altra parte anche i fanesi turisti? Certo. Io vengo a dirti, fino adesso è gratis, vorresti pagare, è normale che venga fuori un 51%, mi pare, che non vogliono, e l'altro 49% dice sì, ma che sia dai 2 a 5 euro. Dico subito che non si è presa nessunissima decisione, ma a breve avremo altri incontri allargati con appunto l'amministrazione e anche le varie associazioni per capire quale sarà il meccanismo più giusto da applicare, anche trovare delle soluzioni diverse al biglietto vero e proprio, insomma, ecco.